Ciao a tutti, sono con Tiziano al parcheggio Vallesinella sopra Madonna di Campiglio e ci apprestiamo a fare un'escursione che possiamo definire da svacco, ma classicissima, diciamo, che ci porterà prima a Rifugio Casinei, poi a Rifugio Brentei e infine a Rifugio Tosa Pedrotti, dove pernotteremo. Questo è il primo giro della stagione, quindi abbiamo deciso di prendercela con calma e soprattutto di fare un'escursione prevalentemente fotografica. Io ho portato la Sigma DP1 Merrill con sensore Foveon perché voglio provarla. Tiziano mi aveva solleticato con l'idea di portare una medio formato pellicola, ma all'ultimo momento mi ha tirato il pacco, quindi l'unico con la macchina vintage sono io. Rifugio Casinei. Un'ora e mezza, un'ora e quaranta, siamo al Brentei. Beh, la luce non è proprio la migliore, però dato che siamo qua per fare foto, facciamo una foto. C'è più cavalletto che macchina fotografica. Un'altra ora a Rifugio Brentei e qua a Rifugio Tucket 50 minuti. Al limite domani, se non sappiamo cosa fare. Passaggio su neve. Tizi, vedi che abbiamo fatto bene a portare i ramponi. Siamo in vista del rifugio Brentei. Tizi, che profumino di salsicce, dovrebbero renderlo illegale. Ah, vada, sì. Se la memoria non mi inganna, noi dobbiamo passare là in cima, Bocchetta Brenta. Ci stiamo avvicinando all'anfiteatro nevoso che è sotto Bocchetta Brenta. Però sto ghiaione è messo in neve, non la manda mica a dire. Bene, siamo arrivati in un punto dove spiana un po', però ovviamente adesso è una pia illusione, perché là c'è l'ultimo tratto, dai. Abbiamo il punto di massima pendenza. Oh, dai, che siamo arrivati a Bocca di Brenta. Siamo arrivati, coraggio! Yes. Arrivati! Adesso dobbiamo inventarci qualcosa fino a cena. Ecco, batteria scarica, 70 foto. Questa macchina è un'idrovora. Sono qui per darti fastidio. Danke. Ich mag die Bitte in das Bier.
Lavaggio con acqua ghiacciata, fatto. Prepariamo le nostre brande. Ma hai invaso la mia branda con la tua giacca? Cin. Risotto con funghi, buon appetito. Polenta, spezzatino e funghi e torta di mele. The next day. Buongiorno, la notte è passata abbastanza bene. Ci siamo svegliati alle 6:30, ho fatto qualche foto mattutina e adesso andiamo a fare colazione. Tizi, il cioccolato allo stato solido. Andiamo. Inizialmente pensavamo di prendere il sentiero Orsi e dirigerci verso il rifugio Tucket per chiudere un anello, però il rifugista ci ha detto che a metà sentiero è ancora molto innevato e con il carico che abbiamo negli zaini non abbiamo voglia di star lì a continuare a sprofondare, quindi torniamo da dove siamo arrivati e un po' più giù. Dopo il Brentay c'è una deviazione che ci porta comunque al Tucket. È andato abbastanza ieri. Ciao ciao Rifugio Pedrotti. Una bella rampetta di prima mattina, non si nega a nessuno. Oh. Ah, finché mi resta in mente, non so se avete notato una sedia da barbiere vicino al rifugio Pedrotti. Ebbene sì, c'era il barbiere d'alta quota. Di nuovo al Brentay. Ma giriamo qua allora. Andiamo sì, al Tucket. Andiamola. Che candela! Vediamo che prospettiva! Sì, stiamo arrivando al Tucket. Oh, il Tucket, quanti anni che non vengo qua. E quindi avevo il mio super Rifugio Casinei. E infine siamo tornati a Vallesinella, abbiamo chiuso questo giro, adesso l'unica cosa che rimane da fare è tornare a casa e vedere come sono venute le foto. Ciao ciao! Il sentiero Orsi e dirigerci verso... Recuperiamo gli stracci della stanza. Ma soprattutto abbiamo il cavalletto, perché se vuoi fare una foto grande ci vuole un cavalletto grande. Ovviamente è una stronzata, però...